In questo episodio di Antichi Misteri, un tranquillo villaggio inglese è il teatro di un inquietante mistero medievale. Le cronache narrano di due strani bambini apparsi dal nulla. Parlano una lingua sconosciuta e la loro pelle è verde. Ma prima, il più antico presunto vampiro del mondo. Un mistero che risale a 4.000 anni fa, ai confini dell'Europa orientale, dove si continua a credere nell'esistenza dei vampiri. E i cacciatori di vampiri continuano a cercarli. Lo storico Gabriel Roney si trova a Praga, la capitale della Repubblica Ceca. Sta indagando sulla scoperta del più antico caso di sospetto vampirismo di cui si abbia notizia. Roney è qui per incontrare l'archeologo Radko Sedlacek. Nel corso di alcuni scavi nei pressi del villaggio di Mikulovice, ad est di Praga, Sedlacek fa un'interessante scoperta. Ecco, dia pure un'occhiata. E così, questo è lo strano sito sepolcrale di Mikulovice che speravo di visitare. Sì. Sedlacek ha trovato 200 scheletri dell'età del bronzo, risalenti a 4.000 anni fa. Tutti sepolti nello stesso modo. La testa è rivolta a sud e il corpo è girato sul lato destro. Ma uno si distingue da tutti gli altri. La testa è rivolta a nord. E lo scheletro è disposto alla sua sinistra. Quindi è l'esatto contrario rispetto alla disposizione di tutti gli altri membri della comunità. E non è tutto. Rispetto agli altri, questo scheletro è in una posizione isolata. I suoi resti sono stati sepolti in una fossa, non in una tomba, ma in una fossa sedimentaria. Dobbiamo supporre che questa gente considerasse questa persona, diciamo, alla stregua di un criminale, un deviante, che lo ritenesse antitetico al sistema di valori su cui la comunità era fondata. Ma a colpire Roney è soprattutto una strana caratteristica della sepoltura. Questa enorme pietra collocata sul corpo. Ho appena notato che lo scheletro è schiacciato da una grossa pietra posata sul torace. Per qualche motivo volevano impedire al corpo di muoversi. Questo particolare rende questo sito molto, molto importante. A quanto pare, chi lo ha sepolto teme che il defunto possa riaffiorare dalla tomba. Questo spiegherebbe il sasso posato sul torace. Per Roney, questa precauzione si spiega in un solo modo. La comunità è convinta che si tratti di un vampiro. Ma vuole dimostrarlo. È venuto qui proprio per esaminare lo scheletro. All'Accademia Ceca delle Scienze, la dottoressa Petra Stranska, un'antropologa fisica, sta effettuando dei test sulle ossa. E così questo, esatto, sarebbe questo lo scheletro di sì. Mikulovice. È davvero notevole. Che cosa è in grado di dirci sulla base dei resti di questa persona?
Era un maschio, tra i 20 e i 35 anni di età. Ma le analisi forensi evidenziano qualcosa di inquietante. Qui, sull'osso temporale, c'era un taglio, appena al di sopra dell'estremità della mandibola, e che va dal lato destro al sinistro del volto. Mi sta seguendo? È stato colpito di taglio. Sì. E la violenza del colpo è stata tale da spezzare l'osso in questo punto. Sì, esatto, sì. La prosecuzione delle analisi mette in evidenza un altro colpo brutale. Sul cranio ho trovato delle tracce di una forte contusione. Sarebbe in grado di dirmi se questo colpo di grande violenza sarebbe bastato a provocarne la morte? Dopo un colpo del genere sarà morto nel giro di uno o due minuti. Per scoprire se quest'uomo è stato davvero ucciso perché è sospettato di essere un vampiro, Roney deve immedesimarsi nei suoi giustizieri. Ha saputo che in alcuni remoti villaggi della Romania la paura dei vampiri è tuttora molto presente. Non solo. Alcuni presunti vampiri sarebbero stati uccisi anche di recente. Lo scienziato si dirige a sud, oltre il suo paese natale e la regione identificata con la leggenda di Dracula, la Transilvania, fino alla capitale del paese, Bucarest. Roney si mette in contatto con la guida rumena Tudor Vallimarescu. Il loro viaggio di 200 chilometri li porta nel cuore della nazione, fino a un villaggio isolato chiamato Marotinul de Sus. Qui, nel luglio 2004, viene riesumata la tomba di un uomo chiamato Petre Toma. Il suo cadavere in decomposizione viene esumato e gli viene estratto il cuore. Roney vuole scoprire chi è stato e chiedergli perché lo ha fatto. Quando riesce a individuare il cimitero, il sole sta tramontando. I due notano un vecchio che si occupa delle tombe. Vive nel villaggio da quando è nato e conosceva bene il defunto. Eccola! Domnule, înainte, ce se vă spune dumneavoastră? Să că s-a pus frumos, s-a bun lab. Chi era? Un neam de-al lui. Și omul își face cu oamenii, face, bă, hai să faci cu tare, că s-au cu stigoi, că băiat vergică ăsta este bun la doare inima, că i-a mâncat inima. Murț, a murit, știți? Și i-a dăpărat, că l-a găsat așa într-o parte, într-o parte cu barba crescută. Așa mi-a spus, am auzit și o lume, așa m-a spus și eu. Ma lui sa cos'è accaduto nel corso di quella notte? Am auzit noi despre taie că au venit aici, i-au străpuns inima cu doi țăruși. Numai așa, că se vise dezgroape. L'unico modo è di riesumare il corpo, strappargli il cuore. Se bea, nu știu nume. Se bea ce se bea? Din... Așa am știu, dar n-am văzut. S-o ardă și după aia? S-o ardă, da, se bea din cenușa aia, din ardătura aia. Dopo aver cremato il cuore di Petre Toma, gli uccisori di vampiri ne hanno disciolto le ceneri in acqua e le hanno bevute. Cel mai frumos întrebare este la soția lui. Lui așa la ea și a vă spune tot ce s-a întâmplat. Seguendo il consiglio del vecchio, i due si aggirano per il villaggio alla ricerca della moglie del presunto vampiro.
Tu come chiamo femmine? Poi bine. Bună seara. Doamnă. Da. Bănuiesc că v-am mai căutat. Da. Nu vrem să facem nimic din ce nu. Domnul scrie. Pici mi-e drumul, pici mă drum. Bine, da. Mulțumim. Ne scuzeți. Vreau să stau de vorbă cu dânsa, sunt cu un prieten de-al meu, așa? Domnul Gabriel, care scrie o carte și ne interesa povestea dânsii. Da, da, s-au făcut, știți câți ani s-au făcut? Știu, s-au făcut cât? 7 ani, 8. 8 ani să facă, da. Știu. Și ce ne mai interesează să mai dezvoltăm niște moța? La gente del posto si rifiuta di parlare, così Roney e Tudor rinunciano. Ma sulla strada del ritorno fanno un ultimo tentativo. Vreau să știm ce se întâmplă cu vecina asta dumneavoastră. Doamna Petra sau... Ok, andiamo. A quanto pare in questa remota comunità le antiche leggende sui vampiri vengono prese sul serio. Purtroppo Roney non è riuscito a fare progressi sul caso di presunto vampirismo risalente all'età del bronzo. Vuole sapere in che modo gli uccisori di vampiri identificano un presunto succhiasangue e se tra i metodi per eliminarli è contemplato anche l'uso di una pietra. Roney fa ritorno a Praga. Vuole esaminare uno dei più antichi testi sulla caccia ai vampiri di cui si sia a conoscenza. Il Magia Postuma viene scritto nel 1706 dall'avvocato austriaco Karl Ferdinand Scherz. Scritto in lingua latina, descrive nei minimi dettagli casi in cui i vampiri sono stati processati e condannati. C'è stato un caso celebre. Riguardava un certo Arnold Paole, perché avevano scoperto che ogni notte, dopo la sua morte, usciva dalla tomba. Inoltre giaceva con sua moglie, ne beveva il sangue e è stato condannato come vampiro. E quindi è stato disseppellito e gli è stato conficcato un paletto nel cuore. L'antico testo documenta l'uso di paletti e la cremazione del condannato, ma non fa alcun riferimento a delle pietre. Tuttavia, rivela le tecniche usate per individuare un sospetto vampiro. I cacciatori di vampiri e i tribunali che si occupavano di questi casi esaminavano la bocca in cerca di eventuali tracce di sangue. Inoltre esaminavano la flessibilità degli arti e in alcuni casi lasciavano un corpo all'aperto anche per 6 settimane per accertarne il processo di putrefazione. È evidente che questi cacciatori individuano la prova di vampirismo in un corpo in decomposizione. Roney vuole scoprire con esattezza che cosa accade al corpo subito dopo la morte. È venuto nell'Istituto di Medicina Legale di Bucarest per incontrare il dottor Dan Dermengiu. Il dottore è convinto che le manifestazioni fisiche della prima fase del processo di decomposizione possano essere scambiati per sintomi di vampirismo.
Qui abbiamo diversi corpi nelle varie fasi del processo di decomposizione, attraverso i quali si evidenziano le mutazioni che intervengono dopo la morte. Per esempio, in questo caso, ecco, notiamo un'interessante trasformazione nel corpo umano davvero sconvolgente. In questa fase notiamo che a causa della proliferazione di batteri, di microorganismi che producono gas, una quantità enorme di gas, tutte le cavità, tutti gli organi interni stanno cominciando a gonfiarsi. La pressione è pazzesca. A volte un corpo può letteralmente scoppiare. Accidenti. È rivoltante. Ecco, le mostro alcune foto. Spesso i corpi riesumati vengono identificati come vampiri a causa del gonfiore e del colore rossastro, effetti attribuiti al sangue che avrebbero bevuto. Ma il dottor Dermenju ritiene che il loro aspetto abbia una spiegazione scientifica. Il volume corporeo complessivo è aumentato. Non è il peso che aumenta, ma soltanto il volume. E ciò può dare l'impressione che la persona sia aumentata anche di peso. Che sia ingrassata? Ingrassata. Nella tomba, e l'unica spiegazione che si danno è che continui a nutrirsi. Nutrirsi di sangue umano. Questa forte distensione del corpo può in alcuni casi produrre un dislocamento degli arti. Un dislocamento? Come se si muovessero? Come se il corpo avesse lasciato la tomba e fosse tornato tra i vivi. Se si perfora la pelle... Con un paletto? Se si perfora la pelle con un paletto, quei gas fuoriusciranno, emettendo un suono impressionante. L'urlo di agonia del vampiro. Forse 4.000 anni fa, anche gli uccisori di vampiri dell'età del bronzo notano questi fenomeni naturali collegati al processo di decomposizione. E forse è per questo che cercano di impedire al corpo di riemergere dalla tomba. Qualche giorno dopo, Roney viene a conoscenza di un'altra circostanza forse determinante. All'Accademia Ceca delle Scienze ci sono documenti su un cosiddetto cimitero dei vampiri. Nel 1966, nella città di Celakovice, vengono scoperti i resti di 14 persone risalenti al X secolo. La curatrice dell'archivio, una storica, è la dottoressa Nadia Profantova. Le scoperte evidenziano la spietata brutalità di cui sono capaci gli uccisori di vampiri. Gli archeologi hanno trovato nel torace tracce del legno dei paletti. Quindi il torace è stato trafitto con un paletto di legno. È possibile che volessero impedirgli di tornare tra i vivi? Sì. I cacciatori sono implacabili. Distruggono il cuore per impedire al condannato di tornare tra i vivi. Ma il particolare più interessante è uno scheletro che dimostra che gli uccisori di vampiri si servono di pietre. Perché hanno collocato sul torace del defunto questa enorme pietra e un'altra piuttosto grossa sulla testa? La testa e il cuore sono fondamentali per la vita di qualsiasi essere umano. Per questo erano convinti che prima di tutto fosse necessario immobilizzare queste parti del corpo, che consideravano le più pericolose. E dunque ne immobilizzavano la testa, il cuore e i piedi. Il cimitero dei vampiri è l'anello mancante che Roney stava cercando. Forse queste scoperte rivelano il momento in cui i metodi degli uccisori di vampiri evolvono e si passa dalla pietra al paletto.
Per lo studioso, sarebbe la prova che il sistema di miti e leggende che riguarda i vampiri risale ad almeno 4.000 anni fa. Ora è convinto che quello scheletro dell'età del bronzo sia proprio il sospetto vampiro più antico del mondo. Lo scienziato viene a conoscenza di un altro caso di vampirismo in Romania. Ormai la notizia del suo interesse per i cacciatori di vampiri si è sparsa ovunque. Tudor Vallimarescu è stato contattato da una persona che sostiene di averli visti. L'uomo vive nel remoto villaggio di Leu ed è lì che Vallimarescu e Ronei lo incontrano. Non mi strigo la morte. Strigo? Mi devo 4 anni. La mia gente mi tiro San Patrese. A quanto pare, al di fuori del villaggio, nessuno è a conoscenza di questo caso. L'uomo li conduce alla tomba. Ronei vuole conoscere la tecnica usata per eliminare il vampiro. Da quanto ho capito, 4 anni fa, qui nel villaggio, è morta una donna. È stata sepolta. È tornata dall'oltretomba perseguitando i propri familiari. Parecchi membri della sua famiglia? Parecchi membri. Gli entrava in casa? Sì. E ne beveva il sangue. È andata proprio così? Chiaro, chiaro. È quello che ha raccontato ciò che sarebbe successo. Și cum au făcut? Păi cred că a dat drumul afară. Au scos afară? Da cum? Păi i-au tăiat inima. Sa se lo hanno bruciato o lo hanno solo estratto? Au și ars inima bucata care au tăiat-o. Nu știu, nu se sa. Questo non lo sa. I-au înfipt un țăruș în... În inimă? Da. Nu, au tăiat un patru. Au tăiat un patru? Da. L'hanno tagliato in 4 pezzi. Că ea când caută de strigoi, și pe strigoi îl găsește într-o dungă. Într-o ce? Într-o dungă, așa. A, că stă într-o parte. Da. E roșu ca racu. Da. Il racconto dell'anziano rivela qualche altro particolare sui metodi dei cacciatori di vampiri. Per me è stato qualcosa di straordinario. Davvero inaspettato. E non avrei potuto desiderare nulla di meglio. Ronei ritiene di aver trovato un legame che unisce due comunità separate da 4.000 anni di storia. Quel legame è la paura. Quella dei vampiri è una paura antica, atavica, insopprimibile. È un terrore che quasi tutte le comunità umane conoscevano. E il modo di combatterlo è fondamentale nel loro sistema di credenze. Il dottor Sedracek, che per prima ha portato alla luce l'antico vampiro, vuole accompagnare Ronei nel punto in cui è stato scoperto. Da allora il sito archeologico è stato abbandonato e attorno alla tomba del vampiro è sorta una nuova comunità. Osservando questa tomba dell'età del bronzo, mi chiedo quante altre potrebbero essercene nei paraggi. Sì, difficile dirlo. Ma sappiamo che qui attorno ci sono molte altre tombe e solo degli scavi archeologici potrebbero darci qualche risposta. Capisce? Certo. È solo un'ipotesi. Sarebbe interessante verificarlo. Con la crescita dell'insediamento, la probabilità di scoprire altre tombe di vampiri si fa più remota. Questa gente non sa che sotto i loro piedi possono celarsi storie terribili.
Un tipico villaggio inglese è al centro di un mistero medievale. In questo luogo, più di 850 anni fa, due strani bambini appaiono dal nulla. Il loro aspetto è completamente alieno. Si racconta che la loro pelle sia completamente verde. Questa storia è solo un mito o potrebbe esserci qualcosa di più? Un uomo sta cercando la verità. Lo scrittore Duncan Lunan decide di indagare su una serie di strani eventi che sarebbero avvenuti nel XII secolo in un piccolo villaggio inglese. Le cronache medievali narrano dell'inesplicabile apparizione di due strani bambini, un maschio e una femmina. Secondo i testimoni oculari, i bambini hanno un aspetto a dir poco insolito. Indossano vestiti che nessuno ha mai visto prima. Parlano una lingua che nessuno riesce a capire. E non è tutto. Stando ai racconti dell'epoca, sono verdi dalla testa ai piedi. Sono più di 40 anni che Lunan si interroga su questo racconto in apparenza fantastico. È convinto che non sia soltanto una leggenda del posto. L'indizio più importante è conservato qui, al Corpus Christi College, presso l'Università di Cambridge. Questo manoscritto risale a 400 anni fa ed è una delle più antiche versioni della Historia Rerum Anglicarum, scritta dallo storico medievale Guglielmo di Newburgh. Narra la storia d'Inghilterra da Guglielmo il Conquistatore a Riccardo Cuor di Leone. È una fonte importante sulle vicende del Medioevo inglese e in queste pagine c'è una descrizione dei bambini verdi, basata, a quanto si afferma, su testimonianze oculari. Per la prima volta, Lunan ha accesso a una delle più antiche copie conosciute del testo del Newburgh. E il manoscritto del XIII secolo conferma i dettagli più affascinanti della storia. Toto corpore virides. Dal corpo completamente verde. È un verde acceso. La descrizione del colore dei bambini è inequivocabile. Secondo Lunan, in questo contesto, la traduzione del termine latino virides può indicare soltanto un verde molto brillante. Et coloris insoliti ex incognita materia veste o operti. Vestiti con indumenti insoliti, di colore e materiale mai visti prima. In pratica, scrive che rifiutavano qualsiasi cibo. È davvero qualcosa di straordinario. Abbiamo due bambini che rischiano di morire di fame, eppure rifiutano tutto quello che gli viene offerto. Ed è già straordinario di per sé che non riconoscano il cibo. Guglielmo di Newburgh sembra assolutamente convinto che gli eventi di cui scrive siano realmente accaduti. Le numerose testimonianze, nonché lo spessore e l'autorevolezza dei testimoni coinvolti, mi hanno lasciato senza parole. Non stiamo parlando di persone che si sono inventate questa storia per una pinta di birra. Guglielmo è il primo a sottolineare il peso delle testimonianze. Nel tentativo di trovare una spiegazione logica all'accaduto, Lunan si reca sulla scena di questi eventi, il villaggio di Woolpit. L'accoglienza potrebbe non essere delle migliori. Spesso, come accade nelle piccole comunità, la gente diffida dei forestieri, soprattutto quando indagano su avvenimenti inspiegabili del loro passato. Mi dà la chiave? Lunan alloggerà nella camera di un pub del posto.
La storia dei bambini verdi di Woolpit mi ha affascinato sin dagli anni 60, quando me l'hanno raccontata. Ora cercherò di venirne a capo. È il momento di scoprire cosa c'è sotto questa faccenda. La mattina seguente, Lunan organizza un incontro con uno storico locale, John Wiley. Vuole sapere dove sono stati trovati i bambini. Speravo di scoprire qualcosa di più sulla storia dei bambini verdi. Ecco, avrei un paio di ipotesi. Le mostro una cartina. I luoghi in cui potrebbero essere apparsi i bambini sono due. Uno è qui. Un altro, che è il sito più probabile, è qui, in un antico bosco. È probabile che li abbiano trovati proprio lì. Cosa glielo fa credere? Vede, il bosco è attraversato da un antico fossato. È probabile che ci fossero le trappole per lupi. Il nome Woolpit sembra derivare dai cosiddetti Wolf Pit, le fosse scavate attorno al villaggio in epoca medievale. Hanno lo scopo di intrappolare i lupi che un tempo infestavano la zona. Secondo le cronache del tempo, i bambini compaiono proprio in una di queste buche. La cartina di Wiley mostra che alcune di queste trappole, o questa buca in particolare, deve essere in questo bosco. Se non mi sto sbagliando, siamo nella posizione indicata da John Wiley. Ha detto che c'era un fossato. Devo dire che non ne vedo granché traccia, ma qui, alla mia sinistra, sembra esserci qualcosa. C'è una macchia di forma circolare, il cui colore dell'erba è diverso. Potrebbe trattarsi di una fossa che è stata riempita, ed è qui che i bambini potevano trovarsi se fosse stata abbastanza profonda. Forse ci siamo. La visita al bosco di Lunan non ha dato i risultati sperati. Lo studioso torna al villaggio, dove dovrebbe essere arrivato un libro che stava aspettando. Pubblicato per la prima volta nel 1621, il volume viene scritto 400 anni dopo i resoconti originali, ma fa riferimento ai bambini verdi. L'anatomia della malinconia è opera di uno studioso rinascimentale, Robert Burton. Nel volume, scritto all'inizio del XVII secolo, un'epoca di grandi scoperte scientifiche, Burton propone una nuova e originale spiegazione per le strane caratteristiche dei bambini verdi. E forse quei bambini verdi caduti dal cielo provenivano da lassù. L'idea che l'universo possa essere pieno di forme di vita intelligente è la novità assoluta della prima metà del XVII secolo. E qui Burton ipotizza, senza ombra di dubbio, che i bambini possano provenire da un altro mondo. Stando alle cronache dell'epoca, il bambino muore in giovane età, mentre la femmina, col tempo, perderà il colore verde e finirà in sposa a un abitante del villaggio. Si racconta che i suoi discendenti vivano nella zona per secoli. Ma come mai la ragazza presenta un aspetto così insolito? Lunan si incontra con uno specialista di storia dell'astronomia, il dottor Alan Chapman, per scoprire se all'epoca della comparsa dei bambini verdi ci siano notizie di strani fenomeni celesti. Qualcosa che possa confermare la bizzarra teoria secondo cui i bambini proverrebbero da un altro mondo. Chapman è a conoscenza di una serie di osservazioni effettuate da Gervasio di Canterbury, un cronista medievale. Dunque, qui abbiamo la cronaca di Gervasio di Canterbury. E qui
possiamo leggere «Idus februari apparuit in coelo signum mirabile, nocte plusquam media». Nel cuore della notte una luce apparve in cielo e presentava un certo rossore, rubor e rossore, e proveniva da ovest, di notte, forse parla delle 2 del mattino, e dei fulmini, delle lance, degli strali di luce apparvero in cielo, una descrizione che coincide alla perfezione con un'intensa aurora boreale. Esatto. E sappiamo che il 1173 sembra essere un periodo di massima attività solare, attività solare che causa il fenomeno delle aurore. E dunque, a quanto pare, abbiamo un racconto meravigliosamente dettagliato di un fenomeno che non è affatto ignoto in epoca medievale. Chapman è convinto che Gervasio di Canterbury stia descrivendo un'aurora polare o boreale di particolare intensità. Forse abbinata a un altro evento insolito. È possibile che in corrispondenza di questo spettacolo meraviglioso, bang, una meteora fiammeggiante attraversi il cielo. Ma questo racconto può essere interpretato in qualche altro modo? Quanto alla domanda, questi esseri erano forse extraterrestri? La mia risposta può essere soltanto una sola, categorica, inequivocabile. No. Gli esperti si rifiutano di prendere in considerazione l'ipotesi di una visita extraterrestre. Lunan è deciso a trovare una spiegazione razionale per i dettagli più insoliti descritti nelle cronache medievali. Comincia la sua indagine dal particolare più suggestivo dei 2 bambini, il colore della pelle. Forse è la conseguenza di una malattia medievale. La professoressa Ellen King è un autorevole esperto di storia della medicina. Conosce casi in cui la pelle assume colorazioni insolite che potrebbero spiegare la circostanza e decide di indagare. La sua ricerca la porta al Reale Collegio di Medicina di Londra. Qui sono custoditi documenti che hanno centinaia di anni. Se in passato qualcuno ha assunto una colorazione verde a causa di una malattia rara ed esiste qualche riscontro storico, questo è il posto giusto in cui cercarlo. Intanto a Woolpit, Lunan cerca di trovare una spiegazione per un'altra delle particolarità dei bambini, il loro linguaggio, che nessuno riesce a capire. Un suo collega, un curatore del museo in pensione, John Clark, ha scoperto un secondo resoconto dell'apparizione dei bambini verdi. Scritto da Ralph D. Coggeshall, conferma i punti salienti del racconto di Guglielmo di Newbora, compresa la circostanza della loro strana lingua. Ralph D. Coggeshall sottolinea che nessuno riesce a capire la lingua dei 2 bambini. Lo spiega in una frase molto chiara. Loquelam eorum nullus intelligere potuit. Nessuno capiva la loro lingua. Un idioma per loro incomprensibile poteva essere il fiammingo, che si parlava nelle Fiandre, gli odierni Belgio e Olanda. Il fiammingo è una lingua curiosa, imparentata all'inglese, ma il suono è molto diverso. In epoca medievale, questa regione ha dei collegamenti con le Fiandre. Un'armata di mercenari fiamminghi viene ingaggiata nel tentativo di rovesciare il re d'Inghilterra. Durante una violenta battaglia a Farnham, situata a circa 10 km ad ovest di Woolpit, i fiamminghi vengono massacrati o fuggono. Probabilmente alcuni di loro avranno cercato rifugio nell'area di Woolpit e qualcuno potrebbe aver portato con sé i figli. Parliamo del 1173? 1173. E in quale mese? Settembre. Ah! Dunque, in base all'analisi dei resoconti storici, si è ipotizzato che i bambini siano arrivati alla fine di luglio. Quando ha detto che c'è stata la battaglia? Settembre? Settembre. Appunto. Entrambe le cronache riportano che i bambini sono trovati prima che si proceda alla raccolta dei fagioli, quindi tra luglio e agosto. La battaglia avviene in settembre, ma Lunan è scettico anche per un'altra ragione. In questo periodo, l'Inghilterra dell'Est ha relazioni intense con le Fiandre
Commercianti e pellegrini attraversano con regolarità il mare del nord e probabilmente quelli diretti a Walsingham o a Cambridge passano spesso da Woolpit. Woolpit era un centro mercantile situato sulla principale via di pellegrinaggio d'Inghilterra e i pellegrini delle Fiandre dovevano passarci spesso e dunque gli abitanti dovevano avere una certa familiarità con la loro lingua. Questa ipotesi fiamminga non mi sembra molto convincente. La teoria fiamminga può anche essere plausibile, ma non spiega tutto. In particolare, lo strano aspetto dei bambini. A Londra, presso il Reale Collegio di Medicina, la professoressa Ellen King ha scoperto alcuni casi interessanti. E decide di incontrare Lunan. Allora, credo di averle trovato un caso che troverà molto interessante. Dal 1629 in poi è noto come clorosi. Cloros è un termine greco che più o meno indica un colore di tipo verdastro o giallastro. Prima di allora si chiamava il morbo verde. La dottoressa King ha trovato un dipinto che ritrae una giovane donna afflitta dal morbo verde. Osservi il volto, ha una strana colorazione. Qui attorno presenta macchie purpuree, del rossore su quella guancia, ed è pallida. Evidentemente sta molto male, ma non è affatto verde. La dottoressa King è convinta che il morbo verde sia una vecchia definizione per una serie di disturbi che colpiscono donne in giovane età. Sono certa che quando si fa riferimento al morbo verde, in realtà non ci si riferisca al colorito della pelle. È una metafora. È una metafora, esatto. Si riferisce alle ragazze giovani, acerbe, inesperte. Sì, Guglielmo di Newburgh intitola quel capitolo dei bambini verdi e la parola usata è virides, cioè verde acceso. Perché lo considerano un caso speciale e reagiscono come se fosse qualcosa che nessuno ha mai visto prima? Sicuramente devono essere molto più verdi delle ragazze affette dal cosiddetto morbo verde. Non ha senso. Il morbo verde, o clorosi, sembrava poter spiegare l'aspetto dei bambini. Ma anche questa teoria non ha retto a un'analisi più approfondita. Duncan Lunan non riesce a trovare una risposta plausibile per queste misteriose apparizioni medievali. Tornato nell'antico bosco dove sarebbero stati trovati i bambini, Lunan riflette sui risultati della sua indagine. Ha stabilito che la storia dell'apparizione dei bambini è corroborata da due cronisti medievali e che nello stesso periodo in cui avviene il ritrovamento, alcuni autorevoli osservatori notano strani fenomeni nel cielo notturno. Finora non ho trovato nulla che possa convincermi di lasciar perdere che la storia non abbia alcun fondamento. Non sembra esserci una malattia che possa giustificare il forte colore verde descritto nei resoconti. E poi c'è la strana storia sul cibo, il fatto che non mangiano nulla di ciò che gli viene offerto. Rimane tuttora un mistero. C'è ancora molto da scoprire.